generali di deliberare sulla messa in liquidazione di un soggetto importante come questo senza conoscerne l'ultimo bilancio. Guardate che questo è un dato francamente piuttosto preoccupante. E mi potrei anche fermare qui perché un intervento sarebbe già dirimente in questi termini. Quindi sulla liquidazione, durata della liquidazione, chi si occuperà della liquidazione, quali sono gli organismi amministrativi dell'SRL in questo momento, atteso che se ci sarà una liquidazione dovrà essere nominato un liquidatore, ma gli organismi amministrativi dell'SRL oggi chi sono? A parte, diciamo così, alcuni che sono noti, naturalmente sono noti per la loro attività, per il loro operato spesso, diciamo, commendevole, spesso buono, reputato buono anche dall'opposizione, ma chi sono gli organismi amministrativi oggi e quindi chi si occuperà della liquidazione, quanto durerà la liquidazione, questo ce lo chiedono gli stessi revisori. Vogliamo avere un effetto trascinamento della liquidazione come quello che si è visto per altre liquidazioni di soggetti creati da questo comune, di cui poi tra l'altro non so neanche se la liquidazione si è conclusa, penso alla PCR, questione di cui abbiamo discusso nella scorsa sindacatura, la liquidazione della PCR è finita, non è finita, siamo arrivati, diciamo così, appunto allo scioglimento di questo soggetto, alla sua cessazione o no? Ecco, non vorrei trovarmi magari fra 5, 6 anni, 10 anni, io magari non sarò in quest'aula, chi ci sarà a discutere ancora della liquidazione dell'SRL, dell'STS SRL. Questo dipende moltissimo dalle poste attive e passive che noi dobbiamo considerare. Se noi non abbiamo traccia di poste attive e passive perché a questa delibera non è allegato il bilancio, lo ripeto per l'ennesima volta, mi sembra francamente una delibera non preparata nel modo più accurato, mi permetto di dire, possibile. Veniamo alle altre questioni che riguardano invece la sostanza dell'operazione e l'azienda speciale, perché c'è un cappello, ma io questo l'ho già detto in commissione, che parla di ottimizzazione dei servizi resi, parla di economie di gestione, parla di operazioni di trasformazione. A parte il fatto che un'operazione di trasformazione societaria non è un'operazione tipo quella, qualcuno mi corregga se sbaglio, che si è configurata, perché la trasformazione societaria è la trasformazione di un soggetto societario. Qui abbiamo due soggetti, uno va in liquidazione, uno viene incorporato con l'atto di costituzione. Ma sull'ottimizzazione e sull'economia di gestione può bastare il piano finanziario molto succinto su previsioni di poste di entrata, su programmazioni di entrata? Abbiamo visto quanto sono forti questi scostamenti con l'ultimo rendiconto che ci è stato presentato, o forse occorre una previsione più puntuale? Ecco, io credo che anche su questo dato l'ottimizzazione, l'economicità dell'operazione, che è giustificata da poste che sono collegate a uno scarno piano finanziario e che trovano alla fine il loro, diciamo così, fattore positivo in un'equazione che comprende delle spese di pulizia di 424.000 euro, di cui si farebbe a meno con questa operazione, che francamente non capisco bene quali siano. Se qualcuno mi illumina, se qualcuno mi illumina su questo dato, che sono francamente molto, come dire, colpito da questo dato, cioè i risparmi sui bilanci del comune per l'operazione sono le minori entrate che derivano, diciamo così, dalle entrate medie nel triennio 2011-2013, che conosce come equazione, dagli impegni a favore dell'STS come dato positivo, quindi una minore spesa, e da una spesa di pulizia ridotta di 420.000 euro che comporta l'economicità dell'operazione. Cioè, se tutta questa operazione è così importante, delicata e complessa, si giustifica su 421.000 euro di minori spese di pulizie, francamente, diciamo che devo dire, abbiamo trovato un dato positivo sicuramente, ma se qualcuno mi illumina su questo aspetto, io devo dire sarei molto attento a imparare qualche cosa. Ma anche il cappello della delibera recita cose che io trovo francamente un po' contraddittorie. Si parla di mancanza di controllo analogo, poi si parla di autonomia di gestione nello statuto, poi si dice invece nella parte emotiva di questa proposta di deliberazione che sostanzialmente questo soggetto non ha autonomia di gestione, perché al punto D l'assoggettamento dell'azienda al controllo analogo del comune che si configura, quindi c'è il controllo analogo, o c'è o non c'è non l'ho capito, perché prima si parla del fatto che non c'è il controllo analogo, poi c'è il controllo analogo, poi non c'è l'autonomia di gestione, poi c'è l'autonomia di gestione dentro lo statuto. Francamente, diciamo, è chiaro a tutti noi che il controllo rispetto all'azienda speciale in un perimetro
che versa, diciamo così, verso il lato pubblicistico e meno verso il lato privatistico. L'SRL è una società di diritto privato, l'azienda speciale, diciamo così, la potremmo assimilare a un ente pubblico economico molto vagamente, il perimetro è un perimetro di controllo maggiore, ma insomma mettiamoci d'accordo, questo soggetto ha autonomia o non ha autonomia? Io francamente non l'ho benissimo capito. E quindi sostanzialmente veniamo allo statuto. E sullo statuto io ho le più grandi perplessità, perché vedete, mentre gli altri aspetti sono tutti aspetti di cui possiamo discutere, che secondo me necessiterebbero di approfondimento, che secondo me dovrebbero essere riportati all'attenzione di questo Consiglio Comunale, ma di cui possiamo discutere, quello che invece mi lascia francamente totalmente sconcertato, l'ho già detto all'assessore Morelli in maniera genuina, serena e diciamo anche proattiva in sede di Commissione Bilancio, è il perimetro dell'oggetto sociale.